Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Dopo il video del controller pro di Razer dedicato a Xbox Series S e Serie X, eccoci qui con un nuovo contenuto riguardante questa volta le nuovissime cuffie, sempre di casa Razer, dedicate alle nuove console di casa Microsoft. E sto parlando delle Kyra Pro, studiate appositamente per le nuove console, così da offrire il massimo come qualità audio. Ovviamente però compatibili anche con PC e dispositivi mobile. E io direi subito di partire con il contenuto della confezione, con il classico stile e colorazione Razer, dove sul davanti ce le fa vedere in dettaglio, mentre sul retro ci informa di tutte le possibilità offerte da queste nuove cuffie. Una volta aperta troviamo una mega guida rapida che ricopre praticamente tutta la dimensione della confezione, dove ci spiega il funzionamento e le varie connettività. Poi troviamo gli immancabili adesivi dell'azienda, un cavo USB Type-C, finalmente direi anche, ed il microfono con attacco jack. E per ultimo ovviamente le nostre bellissime Kyra Pro. Come potete vedere dalle immagini che stanno passando in questo momento ragazzi, è applicato questo diciamo cartoncino sopra le cuffie che ci consiglia di aggiornare il firmware delle stesse. Basterà infatti semplicemente scaricare l'update ed installarlo. Dopo aver visto il contenuto della confezione io direi proprio che è arrivato il momento di parlare appunto nel dettaglio di queste Kyra Pro, partendo proprio dalla qualità costruttiva e ovviamente dai vari pulsanti presenti. Le Kyra Pro hanno al suo interno le ultime tecnologie di Razer, dunque troviamo il driver Triforce Titanium da ben 50 mm che offre un audio realistico con suoni chiari ma senza rinunciare a bassi potenti. Poi abbiamo il microfono chiamato HyperClear Super Cardioid che guadagna la riduzione del rumore ambientale, questo si traduce in un miglior audio ovviamente in chat. Quest'ultimo ovviamente è possibile sistemarlo visto che è snodabile, dunque potremo allontanarlo ad avvicinarlo alla nostra bocca. I due padiglioni sono in tessuto con all'interno il memory phone, infatti hanno una morbidezza che ti verrebbe veramente voglia di usarli come antistress, mentre nella parte superiore della cuffia troviamo la scritta Razer e al di sotto, dove si appoggia appunto la testa, troviamo una parte in spugna, così da avere un comfort totale. Ovviamente ragazzi le cuffie sono anche regolabili in altezza, così da adattarsi ad ogni tipo di testa, e la qualità costruttiva sembra buona, cioè anche tirandole non si sentono scricchiolii strani. Infine i padiglioni possono ruotare ed inclinarsi, così da non dare fastidio nemmeno quando sono al collo. Rimanendo sempre in tema di padiglioni, troviamo veramente mille pulsanti. Infatti abbiamo il jack per il microfono, la porta USB Type-C per la ricarica, il tasto di accensione e spegnimento, il bilanciere del volume e lo switch per il muto. Mentre nell'altro troviamo il tasto per la connessione wireless, quello per il Bluetooth 5.0 e la rotellina per regolare il volume della chat. La cosa bella ragazzi di queste cuffie è che hanno una totale connettività wireless. Infatti come ho detto potremo collegarle tramite wifi, tramite wireless, direttamente all'Xbox Series X o Series S, semplicemente facendola accoppiare diciamo con la console. Infatti basteranno veramente 2 secondi, basterà premere infatti il tasto di accoppiamento sulla console, il tasto di accensione tenendo premuto per un po' di secondi e si accoppieranno in automatico. E lo stesso procedimento ragazzi potremmo farlo anche su PC, dove potremmo anche utilizzare, se non ci abbiamo già una scheda madre o comunque sia delle componentistiche esterne, interne, wireless, direttamente l'USB diciamo quella wireless originale Microsoft che viene venduta ad esempio con il controller. Ma la cosa bella è che avendo anche il Bluetooth 5.0 potremo connettere veramente a tutto, cioè al PC o il PC portatile se ha appunto la connessione Bluetooth, agli smartphone, ai tablet, a qualsiasi tipo di cosa. Dunque sono veramente delle cuffie globali. Le Kyra pesano circa 365 grammi e l'autonomia si aggira intorno alle 20 ore, dunque molto buona, però senza illuminazione, mentre circa 15 con l'illuminazione attiva. È già perché le cuffie supportano Razer Roma ed il logo dell'azienda posto su entrambi i padiglioni esterni si illuminerà. Se questo non bastasse ragazzi, tramite l'applicazione che potete scaricare o da Xbox direttamente su Xbox o da PC potrete modificare davvero di tutto, dall'equalizzatore per l'audio con dei preset ed uno praticamente tutto customizzabile da modificare a piacimento, a quello dedicato al microfono, anche questo con vari preset oltre a quello custom, senza contare le opzioni aggiuntive sia per il microfono che per lo standby e anche ovviamente l'impostazione per modificare i LED RGB, dove potremo scegliere fra parecchie opzioni, sia statiche, con colori statici dunque
ricche dinamiche, e l'effetto, anche se assolutamente un extra, visto che appunto noi non lo possiamo vedere mentre le utilizziamo, è davvero bello da vedere. Ovviamente ragazzi, essendo delle cuffie nate, diciamo, dunque con licenza per Xbox Series X o Series S, supportano anche l'opzione Windows Sonic. Cos'è? Semplicemente è un'impostazione da settare direttamente su Xbox, che se non sbaglio è attiva già di default appena si attaccano delle cuffie, che renderanno l'audio veramente 3D. Ed è una cosa spettacolare. Vi posso assicurare che il Windows Sonic presente direttamente su Xbox Series X è davvero spaziale, ecco, un audio spaziale. È, diciamo, la variante gratuita per cuffie di un Dolby Atmos o di un DTS:X, visto che Microsoft la regala, tra virgolette, dunque potrete selezionarla senza spendere altri soldi. E tornando al discorso dell'audio, ragazzi, è veramente incredibile. Ho provato Cyberpunk 2077, ho provato Assassin's Creed Valhalla, ho provato Watch Dogs Legion, l'ultimo COD, cioè tutti quanti i giochi praticamente molto evoluti anche a livello audio con Windows Sonic, dunque non selezionando Dolby Atmos o DTS:X, e ogni cosa praticamente gira intorno a te, cioè se senti qualcuno parlare che non è perfettamente a destra ma è leggermente dietro, lo senti veramente dietro, così come i proiettili, le macchine, i rumori ambientali. Ecco, per rendervi, diciamo, l'idea, è come trovarsi all'interno del videogioco stesso, cioè veramente ottime. Come ho detto in precedenza, ragazzi, sono cuffie veramente molto ma molto comode, riducono tantissimo il rumore ambientale. Infatti adesso che sto parlando praticamente mi sento a malapena, è davvero bestiale come semplicemente senza opzioni extra, diciamo, no, solo mettendole praticamente sopra le orecchie, riducano così tanto tutto quello che è esterno, cioè dunque top top davvero. E sono molto molto comode, cioè non faticano la testa. Io le ho utilizzate per delle sessioni di massimo 2 ore, dunque non posso dirvi dopo 50 ore se fanno male o no, però dopo 2 ore appunto di averle sempre addosso, e siamo in inverno, dunque non posso nemmeno dirvi in estate non vi farà sudare. Sembra di no, perché appunto il rivestimento è diverso dalla classica pelle, che quella veramente fa sudare in maniera estrema. Ma sia appunto la spugna, diciamo, sopra, che il memory foam appunto col tessuto qua in parte, è davvero una comodità totale per tutta quanta la testa, dunque non farà male né alle orecchie né sopra né da nessun'altra parte. Poi ripeto, essendo snodabili completamente, è possibile anche metterle al collo, girarle, e non danno veramente nessun tipo di fastidio. L'unica cosa, ragazzi, che può essere classificata negativa è il prezzo, visto che non è assolutamente alla portata di tutti, visto che si parla di 169,99€, dunque 170€ per intenderci. Questo ovviamente è il prezzo ufficiale, sicuramente in vari store comunque col tempo calerà. Però se posso darvi un consiglio, la stessa Razer ha realizzato le Kyra normali, cioè non le Kyra Pro ma le Kyra, dove l'unica vera differenza sta nel fatto che le Kyra normali non hanno il Bluetooth 5.0, ma tutto quanto il resto è praticamente uguale. Dunque abbiamo la connessione wireless, tutti quanti i pulsanti, la possibilità di modificarle, l'audio è lo stesso, la qualità del suono è la stessa. L'unica cosa che appunto manca è il Bluetooth. Dunque se questo tipo di connessione non vi interessa, non vi frega nulla, non l'avete mai utilizzata, andate sul modello base, visto che costa comunque parecchi parecchi euro in meno. Un piccolissimo extra, ragazzi, voglio dedicarlo ad un prodotto riguardante non Razer ma sempre Xbox Series X, visto che appunto era riferito a questo, ho voluto inserirlo in questo video. Si tratta semplicemente di una cosa che ho preso su Amazon alcune settimane fa, mi sono trovato veramente molto molto bene, dunque volevo consigliarvela. Ed è semplicemente una cover in silicone per il controller di Xbox Series S o X. Ve la volevo consigliare, ragazzi, perché realmente già il controller comunque è molto molto ergonomico di suo, no? Cioè non scivola, è bello saldo, eccetera eccetera. Con questa cover diventa veramente indistruttibile, oltre al fatto di proteggerlo da urti, cadute e anche da usura, ovviamente, perché essendo la cover che si consumerà, non si consumerà magari il colore o comunque sia le levette appunto del nostro controller, è davvero bella da vedere e aumenta ancora di più il grip. Io l'ho ordinate due varianti, quella bianca, completamente bianca, con anche i copri analogici, diciamo, per avere ancora più grip anche nel movimento, bianchi, e ovviamente anche quella completamente nera. Quella bianca, diciamo, che mi piace di più, visto che dà un contrasto tra il nero e il bianco davvero molto molto bello. Se siete interessati, ragazzi, vi lascio il link, anche questo di Amazon, in descrizione. Siamo giunti alla fine, ragazzi, di questa recensione dedicata alle Kyra Pro. In descrizione, come sempre, trovate il link al sito ufficiale per vedere tutti quanti i dettagli più minuziosi, diciamo così, e ovviamente anche il link a Amazon se volete appunto dare un'occhiata ed acquistarle. Come sempre, ragazzi, spero vi sia piaciuta, ma soprattutto che vi sia stato utile in qualche tipo di scelta. Un pollice in su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto, e ci si becca con il prossimo video. Ciao!